Allora, amici di Ciao Como, intanto buongiorno. Siamo nella parrocchia di San Fedele in centro città e fino a domani vi ricordo che potete visitarla. C'è questa mostra missionaria di arte sacra davvero molto bella, è itinerante, è in giro per tutta Italia, è arrivata a Como e fino a domani qui a San Fedele, dove ci troviamo, la potete ammirare. Una mostra di grande significato. C'è anche la benedizione di Papa Francesco, ci spiega il tutto proprio la curatrice che è Yolanda D'Ambra, che è qua con noi. Buongiorno, Buongiorno, Yolanda, Yolanda D'Ambra, buongiorno. sono non solo la curatrice ma anche l'artista che ha dipinto queste opere e ha accompagnato anche con delle meditazioni, dei testi poetici ispirati al Vangelo, al Magistero della Chiesa. Sento anche una docente di religione idonea per ogni ordine e grado di scuola e laureata in teologia. E vi accompagnerò in Allora, questa ecco, veloce visita. la particolarità Yolanda, quale sono? Queste onde, che Onde. poi vedremo anche all'interno, giusto? Sì, la pittura è originalissima, tutte ad onde. L'onda a rappresentare la vibrazione, il suono della parola di Dio, la sua voce che ci attraversa, questa voce è questa parola creatrice e performatrice che ricrea il tutto. Onde di grazie, onde d'acqua viva, onde dello Spirito Santo, questa esplosione di luce che parte da Cristo crocifisso e risorto, quindi che avvolgono i Come sta visitatori. andando a È Como in molto questi giorni? È stata apprezzata, apprezzata la sì, non mostra? solo da visitatori italiani, ma soprattutto anche da visitatori stranieri, un po' da tutte le parti del mondo, stanno apprezzando perché da nessuna parte hanno visto appunto questo nuovo genere di pittura È sacra. ingresso libero, lo Sì, a ingresso ricordiamo, le libero. opere non sono in vendita, Assolutamente no, assolutamente no. sono tutte consacrate, infatti questo percorso inizia 25 anni fa con l'incontro con Giovanni Paolo II, dove io consegno il suo ritratto nelle sue mani il 5 marzo 2003, il giorno del digiuno mondiale per la pace. E lui ha definito proprio queste onde le onde della misericordia. E allora, Yolanda, se ci permetti, Sì. ovviamente possiamo entrare nella Basilica di San Fedele, ripeto, fino a domani la potete visitare. Ecco, ci facciamo guidare da Yolanda Sì, per porto alcune. proprio dal Esatto, quadro, ok. c'è anche un omaggio alla Guardia Svizzera, Ecco, questa è la Guardia Svizzera del Vaticano, realizzato per il giusto? cinquecentenario Ok. di quest'ordine, bellissimo. E c'è l'omaggio a Papa Ecco, la Francesco, cosa bella è e il proprio qua. particolare che gli ho donato nelle mani sia di Giovanni Paolo che di Papa Benedetto, che ha riconfermato questa Poi dopo lo missione. facciamo vedere Ma esattamente. la particolarità è che con Papa Francesco lui ha benedetto l'opera e non l'ha voluta in Vaticano, ma è presente qui proprio Cioè lui ha l'opera detto, benedetta da lui, portatela in giro portatela in come giro se con fosse me e con sempre. quest'opera portate la mia Beh, benedizione ai visitatori. questa è bellissima. Ecco, vedi, Proprio le lui onde che ricorrono, vedi nell'Evangelio, Yolanda, sì, le onde che proprio ricorrono. lui nell'Evangelii Gaudium che ha detto portate con nuova carne, ci vogliono nuova carne, nuovi colori per rappresentare il Cristo vivente oggi. Perché proprio con l'arte contemporanea sacra all'interno delle nostre basiliche, come dialogo, riannodare passato e presente, quindi far continuare a contemplare, vedere, toccare il Cristo vivente oggi, alle nuove Francesco è generazioni. veramente straordinario, ecco, anche da questo punto di Particolare vista. delle Ecco, pecore, perché le piccole? perché lui ha detto che i sacerdoti devono profumare di pecore, quindi stare vicino al popolo dei battezzati, Beh, perché vicino a tutti. Francesco è veramente È anche avanti. francescano, infatti il suo vestito ha delle tonalità che arrivano quasi al marroncino, proprio a indicare San Perfetto. E Francesco. noi chiuderei, ecco, visto che hai parlato di altri due papi che lo hanno preceduto, Papa Sì, Papa Wojtyła, in questo caso. Wojtyła, ecco questo pellegrino di pace che stringe tra le mani il pastorale con il crocifisso, che è un po' il mio segno distintivo, questo crocifisso verde a rappresentare Gesù come ramoscello d'ulivo, portatore di pace, il principe della In effetti, pace. rappresentato in Gesù che questo dice nel modo. Vangelo, a me che sono il legno verde fanno questo, quindi quel legno verde è il verde proprio della redenzione e della pace. È proprio quel Perfetto. crocifisso che già l'Osservatore Romano nel 1998 data e recensisce come inizio di questo nuovo genere pittorico. E l'opera originale è là, E proprio di quel poi crocifisso. chiuderei facendo vedere anche l'altro Papa, Sì. ovviamente, che è Papa Ratzinger, recentemente Sì, scomparso. questa è proprio da una foto ufficiale, parlando dell'Eucaristia, quando il Papa benedice l'umanità con il Beh, Santissimo bellissimo, Sacramento. stupendo E anche questa è una questo. riproduzione perché l'originale. L'avete dato a lui, ok, perfetto. Bene, allora direi che questo è quanto. Ecco, avete visto una breve anticipazione che vi facciamo oggi e ricordatevi, amici, ecco, che grazie a Yolanda
e grazie alla sua famiglia ovviamente, tutto questo sarà possibile vederlo fino a domani sera, giusto Yolanda? Sì, è possibile portare via un'immagine, una cartolina, piccola stampa che stiamo raccogliendo in beneficenza per la carità dei poveri della comunità. Perfetto, quindi un'offerta a chi verrà qua a San Fedele. E porta via un'immagine. Grazie di avercela anticipata. Grazie. E sperando di aver catturato l'attenzione dei nostri ascoltatori. Grazie a voi, diciamo come. Grazie, siete Yolanda. Siete stati gentilissimi. Ci mancherebbe. Un bacio. Grazie.